Ad Aspettando Sottocosta, anteprima del Salone Nautico organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara con il Marina di Pescara e l'Assonautica di Pescara per la primavera del 2022, si fa il punto sulla sostenibilità ambientale e sulla transizione energetica dei porti. Protagonista un progetto di Legambiente ed Enel X presentato da Cristiana Biondo dell'Ufficio Energia di Legambiente. Che cos'è il cold ironing e in che modo può aiutare allo sviluppo infrastrutturale e all'efficientamento energetico dei nostri porti? Il cold ironing è una tecnologia che permette alle navi attraccate in banchina di collegarsi alla rete elettrica nazionale e quindi di spegnere i generatori di bordo. È uno strumento di decarbonizzazione perché appunto permette di collegare le navi alla rete elettrica nazionale, che nel momento in cui rete elettrica è associata alle fonti rinnovabili permette di azzerare totalmente le emissioni di CO2 e quindi migliorare l'ambiente, ovviamente aiutare l'ambiente. Il cold ironing è sicuramente uno dei tanti strumenti che dobbiamo utilizzare al fine di decarbonizzare i porti. Un altro è sicuramente l'integrazione infrastrutturale tra mare e ferro, perché decarbonizzare vuol dire anche fare in modo appunto che tutto ciò che arriva nei porti poi venga smistato dove deve essere smistato in una maniera il più sostenibile possibile, quindi ferrovia se possibilmente elettrificata. L'Abruzzo vanta sicuramente un'offerta portuale particolarmente competitiva. Ha tre porti, quello di Pescara, di Vasto ed Ortona, che hanno finalità e vocazioni diverse. Ma per essere ancora più competitivi è forse importante che l'autorità dell'Adriatico Centrale apra un proprio sportello sul territorio. Questo è quanto hanno richiesto i relatori, gli intervenuti al convegno sulla sostenibilità ambientale ad Aspettando Sottocosta al porto turistico. E a questo proposito sentiamo Miccoli, presidente dell'azienda speciale per i porti di Ortona e Vasto della Camera di Commercio Chieti Pescara. Noi abbiamo chiesto da tempo come ASPO della Camera di Commercio di Chieti Pescara la possibilità di istituire uno sportello territoriale che risponda alle esigenze e delle istanze degli operatori portuali del nostro territorio. È inverosimile pensare che un operatore del nostro territorio debba fare 140 km per sottoscrivere un contratto o una concessione. Detto questo, io sono convinto che il valore aggiunto che può rappresentare questo sportello, partecipato anche dalla Camera di Commercio nel caso di specie dell'ASPO, può in un certo senso non solo dare ristoro a quelle che sono le necessità degli operatori portuali, ma rappresentare seriamente la capacità di insediamento di un'istanza del territorio. Il sistema infrastrutturale abruzzese non è però caratterizzato soltanto dai porti. C'è infatti un aeroporto particolarmente importante, ci sono delle ferrovie che necessitano di potenziamento, c'è l'autostrada e dall'altra parte ci sono anche gli interporti. Mettere a sistema tutte queste infrastrutture e potenziarle significa appunto costruire una zona economica speciale. ZES, che però, secondo Stefano Cianciotta, presidente di Abruzzo Sviluppo, non deve essere esclusivamente una zona a fiscalità agevolata. Sentiamolo. Il presupposto delle zone economiche speciali è che non solo ci siano infrastrutture che qualificano il territorio, ma che gli insediamenti industriali possano essere ospitati all'interno di un perimetro molto chiaro. La zona economica speciale in Abruzzo, per la sua specificità, cioè quella di unire le aree interne alla costa, può rappresentare certamente una leva di crescita e di sviluppo dell'intero territorio regionale, a patto che però si valorizzino le aree retroportuali. La ZES nasce per sostenere e valorizzare l'industria e proprio l'industria, il settore industriale, deve essere centrale nella promozione e valorizzazione della zona economica speciale. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie.